Stavano bene fino a pochi giorni fa. Adesso vi faccio vedere una cosa. Guardate, 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 guardate che simpatica famigliola. Ve ne faccio vedere un'altra. Oh, guardate qua. Qui abbiamo proprio tutti i parenti, uno dietro l'altro. Ecco. Bene, la cavolaia ha fatto capolino anche nel mio orto. Ce ne accorgiamo dalle foglie. Ecco, guardate, quelle mangiucchiate, vedete? Ecco qua. Di qua e di qua. La festa è quasi finita perché domani arriva il Bacillus thuringiensis. Cosa ho visto qua? Guardate. Guardate queste che belle che sono, tra virgolette, eh? Si muovono pure, si mettono in posa. Domani per loro è finita. Vi faccio vedere poi come funziona, come si irrora e i risultati dopo qualche giorno. La soluzione che vi presento oggi è completamente naturale, è il Bacillus thuringiensis. Qui su Amazon ho cercato la confezione che costava di meno, in base ai grammi ovviamente. Di per sé al chilo ha un prezzo spropositato, ma ce ne basta veramente poco, quindi lo vendono in bustine da 10 o 15 grammi. Qua ad esempio, lo apro qui davanti a voi, ho 4 bustine da 15 grammi l'una. Ogni bustina, anche se le istruzioni non sono per niente chiare perché sono soltanto in spagnolo, ma cerchiamo di fare il possibile, ogni bustina si diluisce in circa 10 litri di acqua e con 10 litri d'acqua facciamo circa 100 metri quadri più o meno. È ciò che serve a me. In realtà lo farò a tappe, quindi darò 5 litri adesso e 5 litri fra 14 giorni, perché questo è il tempo di somministrazione tra un trattamento e l'altro, e vi faccio vedere poi come lo somministro. Aspettiamo soltanto che cali un po' il sole perché siamo ancora in pieno giorno. Intanto vi parlo un po' del Bacillus thuringiensis. Ho pubblicato un articolo su unorsoincampagna.com, il mio blog, dove descrivo un po' le particolarità, i pregi e i difetti di questo insetticida biologico. Il vantaggio maggiore di questo insetticida è che è estremamente selettivo. Lui agisce soltanto sulle larve, non agisce né sulle farfalle né sulle uova. Quindi, se dobbiamo intervenire su questi insetti, cioè sulle farfalle, questo non va bene. Ma dal momento che, come avete visto, ogni farfalla depone centinaia di uova su ogni foglia, ecco che questo ci viene in aiuto. L'alternativa a questo è il piretro. Io l'ho usato fino allo scorso anno. Quest'anno ho voluto provare questo, vediamo un po' come va. E le premesse sono buone perché tutti quelli che l'hanno utilizzato si sono trovati bene, ma non questo prodotto nello specifico, proprio il Bacillus thuringiensis in generale. Allora, il Bacillus thuringiensis è completamente biodegradabile, è un concentrato di batteri già presenti nel terreno. Il suo principio di funzionamento è molto semplice: una volta che la larva ha ingerito il Bacillus thuringiensis, quindi dobbiamo colpirle le larve, quindi si irrora sia sopra che sotto le foglie, smette di nutrirsi e muore. E come dicevo, colpisce soltanto le larve, quindi il vantaggio è che se abbiamo degli impollinatori non gli fa assolutamente nulla. Il Bacillus thuringiensis si degrada rapidamente nell'ambiente senza lasciare residui nocivi. La cosa importante è che noi non diamo fastidio agli impollinatori, alle coccinelle e agli insetti utili che abbiamo nell'orto. Questo è vitale, cosa che col piretro non si poteva fare. Il piretro non è selettivo, io ve l'ho sempre detto. È efficace al 100%, ma non è selettivo. Esistono varie famiglie di Bacillus thuringiensis. C'è la varietà Coustachii, che è efficace contro le larve di Dorifora, Cavolaia, Tuta absoluta, Nottua e Processionaria, mentre la varietà Tenebrionis è particolarmente efficace contro la Dorifora delle patate. Allora, vediamo un po' i tempi di somministrazione. Come vi dicevo, è tutto in spagnolo, e d'altronde se costa poco qualcosa dobbiamo pagare di scotto, eh? Gli intervalli vanno dai 7 ai 14 giorni tra un trattamento e l'altro, quindi lo do adesso e vediamo subito nei prossimi giorni come va. Vi faccio vedere quindi la conclusione del video con i risultati. Dopodiché, se ne avrò bisogno, fra 7 giorni darò un altro trattamento. Allora lo prepariamo insieme. Dal momento che ho soltanto 5 litri di acqua per scelta, metterò ovviamente mezza dose, 7 grammi e mezzo. Ho messo un po' di acqua giusto poi per miscelare la quantità che metto. E vabbè, vabbè, la precisione, ragazzi, la precisione. Vorrà dire che aggiungerò 1 litro di acqua. Vedete, è una polverina granulosa che poi piano piano si scioglie. Sono semplicemente dei batteri, che adesso noi stiamo riattivando con l'acqua. E affinché funzioni, dobbiamo colpire le larve. Quindi dobbiamo avere l'accortezza di irrorare il prodotto sia sopra che sotto le foglie, perché loro si nascondono soprattutto sotto le foglie. Ovviamente è innocuo per gli animali domestici, eh.
una bella miscelata, faccio scendere un po' il sole e lo andiamo a irrorare insieme. Così come per tutti gli altri trattamenti è molto importante farli la sera, non il giorno, perché col sole si bruciano le foglie poi. E in questo caso è importante irrorare anche sotto le foglie. Ci si mette un po' più di tempo, però è veramente vitale, perché la cavolaia si nasconde sotto le pagine delle foglie, nella parte sottostante. Ecco, guardate, mi soffermo sulla parte, vedete? Qui ci sono arrivato ben poco, quindi me le hanno scarnificate, maledette, oh. Io amo tutti gli animali, ma questi ragazzi, questi proprio. Ok, proseguo, ci rivediamo nei prossimi giorni, vediamo come sono messe. Ovviamente una cosa che non vi ho detto, se avete poche piante non state a spendere soldi per il Bacillus thuringiensis. La cosa migliore è rimuoverle manualmente e si risolve il problema alla radice. Io però ne ho qualcuno in più, poi volevo provare questo prodotto e quindi ci rivediamo nei prossimi giorni. Sono passate 24 ore dal primo trattamento, primo e unico in realtà. Allora, vediamo un po', io ho spostato già qualche foglia, ora mi avvicino piano piano e poi vi faccio vedere una cosa interessante. La massa di larve che avevamo prima non c'è più, ovvero quel gruppo compatto che avevamo trovato non c'è più, sarà caduto probabilmente. Abbiamo queste qui piccoline, cerco di avvicinarmi, eccole qui. Allora, abbiamo queste che sicuramente sono morte, provo a toccarle e non si muovono più. Questi sono belli che andati. Qui avevamo un altro gruppetto che ormai ha fatto man bassa di questa povera foglia. Proviamo un po' a vedere cosa succede. Si sono ormai belli che andati anche loro. Abbiamo questa che credo sia ancora viva. Ecco, questa è viva. E quindi farò poi la raccolta manuale, anzi la tolgo subito, la togliamo. Vi volevo far vedere ancora qualche foglia, ma vedete questa. Ormai c'è rimasto ben poco di tutte quelle che avevamo. Vi assicuro che non ho toccato le foglie, sennò questa prova qui non avrebbe senso, perché a me piace farvi vedere le cose come sono, come stanno in realtà, anche perché è un prodotto che costa parecchio e quindi è giusto vedere un po' i risultati se ci sono. Ecco, vi volevo far vedere una cosa. Sotto questa foglia ho trovato le uova, eccole qua. Sono di un colore giallastro, sono tutte unite. E queste sono prossime alla schiusa. Il Bacillus thuringiensis che ho messo non è attivo contro le uova, non serve a niente, quindi queste comunque si schiuderanno se le lascio qui. Quindi tanto vale toglierle manualmente. Via. Se avete dei guanti potete usare quelli, ma tanto alla fine sono solo uova. Quindi anche se abbiamo fatto questo trattamento, è corretto dare comunque un'occhiata alle piante per vedere se ci sono altre uova che da lì a pochi giorni si schiuderanno. Prima di chiudere il video volevo solo vedere ancora un attimino questi cavoli come sono messi, magari scopriamo qualcosa di interessante. Allora, per me è il primo trattamento che faccio col Bacillus, non l'avevo mai utilizzato. Io qui andavo di piretro e col piretro ovviamente si risolve tutto alla radice, costa molto di meno, ma anche se è piretro non è selettivo, come vi ho detto all'inizio del video, se ci arriva la farfallina muore, bomba uguale, l'impollinatore. Sto guardando, sono tutti morti, vediamo questo, questo è moribondo. Ok, tenete conto che il prossimo trattamento di Bacillus va fatto tra i 7 e i 14 giorni, quindi il consiglio che vi do, ed è quello che farò io, è quello di continuare a controllare nei prossimi giorni le foglie, sotto le foglie, per vedere se sono uova, per vedere se ci sono larve che magari non siamo riusciti a colpire col getto del Bacillus e allora non è servito niente. Ma in linea di massima ho già visto un buon risultato, un ottimo risultato devo dire. Si può utilizzare anche come prevenzione, si può alternare anche alla zeolite. La zeolite crea una patina bianca, se vista al microscopio è veramente a scaglie, dà fastidio agli insetti e dà fastidio anche alle larve, non si riescono
a nutrire, dà fastidio proprio all'apparato di masticazione e quindi è una cosa in più, io non l'ho fatto. In chiusura di video, perché mi piace lavorare così, sono passati 4 giorni dal trattamento e sono venuto a fare un altro controllo, quindi ho fatto il primo a 24 ore di distanza e ho visto già degli ottimi risultati, ma c'era ancora qualche bruchetto, ce n'era uno o due vivi, tutti gli altri erano già morti. E vediamo adesso a distanza appunto di 4 giorni cosa è successo sulle piante. Questa, che è stata una delle piante più colpite, non ho toccato le foglie apposta, poi finito il video le toglierò ovviamente. Abbiamo ancora qualche resto di bruchi, di quelli piccoli, ma sono morti, vedete? Non si muovono più, non c'è più niente. Bruchi grandi non ne ho visti, ho analizzato abbastanza approfonditamente tutte le foglie, anche prima di iniziare il video ovviamente, avrei voluto farvi vedere qualcosa in più, ma non c'è niente da mostrarvi, vedete questa è morta. Quindi rispondo all'amico su TikTok, tra l'altro mi trovate anche su TikTok, sono lì da un mesetto, è una bella community, mi piace, è un bel social, quindi se volete mi trovate anche lì. Rispondo all'amico su TikTok che mi aveva detto che non credeva che le larve grandi potessero essere colpite dal Bacillus thuringiensis, e invece queste sono quelle che ho lasciato, le avete viste anche nell'altro spezzone di video, sono soltanto ormai resti, non c'è più niente, e bruchi grandi io non ne ho visti. Guardiamo ancora insieme su altre piante, perché magari mi sbaglio. Vedete, anche questa era abbastanza colpita, non c'è più niente. Vi ricordo che il trattamento va fatto ogni 7-14 giorni e se si riesce a fare in modo preventivo è meglio, così non si arriva a questa situazione. Io l'ho fatto ormai ad attacco avvenuto, ma ho risolto, o almeno ho stoppato i danni. Qui ne abbiamo uno, ma vediamo un po', è morto anche questo. Le uova ovviamente vanno tolte a mano, però per quanto riguarda i bruchi piccoli e grandi non c'è possibilità di scampo, non si salva nessuno. E sono contento di questi risultati, sono contento più che altro di mostrarveli, perché con uno o due trattamenti, se partiamo prima, forse anche 3, si risolve completamente il problema. Non è un prodotto a buon mercato, però è completamente biologico, non fa male a nessun tipo di impollinatore e quindi lo consiglio vivamente, insomma, piuttosto che altri sistemi come il Piretro. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, grazie per essere stati anche oggi con me. Ringrazio ancora tutti i nuovi iscritti, abbiamo superato i 40.000, è fin troppo per me, non pensavo, non è un canale fashion questo, nel senso che ci sono canali molto più attraenti del mio, me ne rendo conto, io faccio un po' un'informazione di confine e ci sono dei limiti, va bene, comunque piano piano li supereremo. Grazie a tutti, grazie per essere stati con me, vi auguro una buona giornata, lasciate un like, ci vediamo la settimana prossima.